Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi proseguiamo con le review dei giocatori della Serie A e dopo aver visto il terzetto del Milan, oggi ci andiamo a vedere altri tre giocatori di assoluto livello. Parliamo di Theo Hernandez, di Dybala e di Berardi, che è un giocatore un po' controverso, ma non vi spoilerò troppo, quindi mettetevi comodi e gustatevi le clip. Partiamo proprio dal chiacchieratissimo Berardi, che partiva con stats incredibili, ma che poi alla fine in game non si traducono, a mio avviso, in verità. Guardate qui che speed boost pietoso, che controllo palla rivedibile, ma d'altra parte il body type, insomma, parlava abbastanza chiaro. Quello che non è male è la finalizzazione, perché quando arriva davanti la porta, comunque si fa trovare abbastanza pronto. Però vedete qua ancora uno speed boost dove praticamente il pallone esplode dai piedi e non va da nessuna parte. Passiamo su Dybala, invece giocatore di tutt'altra pasta, vedete come le 5 di skill si fanno sentire, fa dei movimenti molto rapidi e tiene la palla attaccata ai piedi, ottima anche la finalizzazione con il suo piede forte, quello non era un tiro per niente facile e l'ha messo senza particolari difficoltà, ha anche il tratto del tiro a giro, avete visto l'agilità, ottima palla al piede, dicevo anche il tratto del tiro a giro, però vedete qua con il destro mi fa rimpiangere un po' la versione Foot Birthday che invece era un cecchino implacabile. Qui guardate lo speed boost, vince pure il rimpallo e poi con il mancino senza neanche il timed incrocia in maniera abbastanza brillante. Ancora qua con l'elastico vedete il movimento com'è preciso e salta l'avversario tenendo la palla vicino a sé. Mentre andiamo a concludere guardando Theo. Theo che onestamente non l'ho trovato troppo diverso dalle versioni precedenti. Per carità è un ottimo terzino, però per esempio in moduli come il 3-5-2 lo vedo più da difensore centrale piuttosto che da terzino a tutto campo, visto che ha un body type un po' particolare e alle volte risulta un po' pesantino, soprattutto quando c'è da rilanciare l'azione. Invece un DC con queste caratteristiche non esiste. Però guardate com'è preciso negli interventi, anche con il raddoppio, bello, bello puntuale in tutte quante le uscite. Quindi su questo punto di vista non mi è dispiaciuto affatto. Anche quando magari va fuori posizione, vedete, recupera benissimo con questi interventi automatici o comunque quando c'è da abbandonare la sua posizione. Allora ragazzi, dopo averli provati, direi di partire da Theo, che vedete sperimentale perché l'avevamo già fatto uscire per finire di provare Dybala, quindi lui è rimasto vedovo. 4-4, mosse abilità e piede debole, che per un terzino fanno sempre comodo, piede sinistro, alto alto il suo work rate, 1,84 m di altezza. Allora, per quanto riguarda questo giocatore qua, la sensazione che io ho avuto provandolo è che non ci fosse un effettivo cambiamento tale da giustificare l'aumento di prezzo dalle altre versioni. Mi sembra un po' il classico Theo, con quel body type importante, che non è così esplosivo quando c'è da fare uno speed boost, che non ha questo gran controllo di palla proprio dettato dalla sua fisicità. Sì, è velocissimo, per carità di Dio, sì, ha degli ottimi passaggi, con l'L2 non si muove per niente male, infatti quella reattività e quelle agilità combinate si fanno sentire. Forza 92, aggressività 95, quindi si attacca anche bene agli avversari. Lettura difensiva 90, non lo trovate mai fuori posizione, intercetta come che. È molto buono quando dovete prendere con l'L2 e andare a pressare gli esterni avversari un po' più alti. Però, boh, onestamente costa tanto e per esempio calcolando come 3-5-2 il modulo di riferimento, più che giocarlo da esterno a tutto campo, quindi come terzino poi in fase difensiva aggiunto, questo per via della sua fisicità è un difensore centrale della Madonna, perché poi difensori centrali veloci come questo Theo Hernandez non se ne trovano. Quindi se vi devo dare un consiglio, sto Theo, se lo prendete mettetelo DC in un modulo stile 3-5-2, altrimenti ovviamente se lo piccate tanta roba, ma eviterei di andare a buttare un capitale per un terzino sinistro che poco di diverso aggiunge rispetto alle sue versioni precedenti o comunque rispetto ad altri terzini che per me sono più validi di lui. Vedasi Cancelo, vedasi pure Nuno Mendes che c'ha un body type migliore, eccetera. Passiamo a Mimmo Berardi, che onestamente mi ha fatto triggerare non poco, perché tu lo vedi, 96 di overall, 98 di velocità, 95 di tiro, 96 di passaggio, 99 di dribbling. Abbiamo detto tutti quanti, cavolo, questo è il Momo Salah della Serie A. Invece sto gran cavolo che è il Momo Serie A della Serie A. 4-4, skill e piede debole, piede sinistro. Quello che vi posso raccontare è che è il solito Berardi.
dotato di un body type totalmente fracito. Palla al piede, non vi sto manco a dire che quel 99 di agilità e quel 95 di reattività sono due dei parametri più fake che io abbia mai visto nella storia di FIFA. Forza 80, che quindi tu dici, cavolo, quindi questo non è manco appesantito, pare che gli hanno sparato in un piede. Poi, per carità di Dio, davanti alla porta, l'avete visto, quando c'è da finalizzare, finalizza. Il problema è arrivarci davanti alla porta, perché dove ce l'ha questo 99 di accelerazione e 97 di velocità scatto? Speed boost pressoché inesistente, cioè, quando provate a schiacciare L1 poi il tasto della corsa, c'è Berardi che si gira in primo piano e vi dice, no, fratelli, ma che stai capendo? Quindi, boh, passaggi va bene, per carità, ottimi, sia il passaggio corto che il passaggio lungo, ma non avendo quella caratteristica di creare la superiorità numerica con la suola, con la roba, girandosi, eccetera, proprio poca qualità, poca raffinatezza ventola sto Berardi. Costa pure 200k e dispari. Sto qua dovrebbe costare, ma proprio se gli vogliamo bene, un 100k, ma giusto perché c'ha l'overall altissimo. Se vi dovessi fare una recensione onesta di sto Berardi, dovrebbe avere più o meno sull'89 di velocità. Di tiro glielo possiamo pure lasciare 95, il passaggio pure, dribbling dovremmo calare drasticamente su 88, tipo. Fisico fake, perché quella forza sembra molto di più. Paradossale che mi sono trovato meglio provandolo da mezzala, perché intercettava un sacco di palloni. Poi con il fatto che ha comunque un buon tiro a giro, poteva avere il suo senso. Però diciamo che overall, bocciatissimo Berardi, statene alla larga. Concludiamo invece con Paulino Dybala, il Goat. 4 partite, 3 gol e 3 assist, 5 di skill e 4 di piede debole, per quello che per me è il miglior giocatore di Serie A in avanti a mani bassissime. Perché questo upgrade di stella skill si fa sentire, tiene la palla incollata al piede quando c'è da fare elastici, reverse elastici, eccetera. È molto veloce con lo speed boost, si sentono perfettamente sia accelerazione che velocità scatto. Quando c'è da segnare davanti la porta, l'avete visto, è tremendamente clinical. È raro che sbagli, sia di sinistro che di destro. Di destro forse è un po' meno efficace, ovviamente, ma perché c'era la versione Foot Birthday che era 5-5, scusatemi, che era 4-5, e loro l'hanno fatto appositamente questo qua con un piede debole meno efficace, in maniera tale da giustificare la differenza tra le due versioni. Altrimenti, se mi lasciavano un Dybala con un destro che era praticamente come il sinistro, avremmo avuto un Dybala 5-5 e allora no. Quindi nel momento in cui lo prendete, sappiate che comunque col destro stateci attenti, e l'avete visto che mi ha trollato un paio di tiri a giro nonostante lui abbia anche il tratto, che dovevano essere semplici per lui, e invece ha preso la traversa. Passaggi molto buoni, quindi ve lo potete giocare pure da trequartista volendo. Palla al piede è una roba ovviamente goduriosissima, sia con la levetta sia con i tiri cancellati eccetera. Vola, viaggia. Lui top player assoluto, gli do un bel 9, però dovete essere abituati, o comunque vi dovete trovare a giocare con quei giocatori un po' con le gambette, no? Come si dice in questi casi, super agili ma che non hanno questa grandissima ampiezza nei movimenti. Anche per questo video è tutto ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi giocatori, se li avete provati, e soprattutto di Mimmo Berardi, che mi aspettavo che quest'anno finalmente fosse un buon giocatore, e invece il solito Berardi. In descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento alla piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Non mi resta che augurarvi una buona giornata. Anzio Donna Liberoschi, ciao.